negli ultimi 20 anni hanno aumentato il debito con una progressione di gran lunga maggiore dell'Italia, non affrontando quindi politiche di contenimento. Torniamo ad oggi, 2015. Vi ricordate Marco, padre di famiglia? Finora ha speso in consumi e ha preso a prestito denaro, molto denaro. Tuttavia, lavorando duro, ha risparmiato e investito tanto che oggi lui e l'insieme dei Marco, padri di famiglia, hanno meno della metà del debito dello Stato, il cosiddetto debito delle famiglie. E l'impresa di Pietro? Anch'essa ha fatto debito per investire, creare lavoro e con tanta fatica qualche utile. Ma nonostante la recessione, la sua impresa ha accumulato un debito poco più alto della metà rispetto a quello dello Stato. Il debito di Pietro, sommato a quello delle altre aziende, si definisce debito delle imprese. E le banche? Anche le banche hanno investito, aumentando le loro dimensioni, e hanno prodotto debito. Un debito, tuttavia, inferiore a quello delle famiglie, il debito delle banche. Dove porta questo ragionamento? È giusto guardare ai debiti del settore privato insieme ai debiti del settore pubblico e quindi la somma dei due, se viene fatto un conteggio, vede l'Italia sicuramente non in una posizione penalizzante. Il problema in realtà però è, guardiamolo, che la somma del debito pubblico e del debito privato negli ultimi 20 anni è continuata a crescere in tutti i principali paesi, ma non solo, anche i paesi in via di sviluppo, alcuni di essi, guarda caso la Cina, hanno continuato a aumentare il debito. Quindi negli ultimi 20 anni, ahimè, nel mondo si è creato molto debito e la crisi finanziaria degli anni 2008-2010 ha portato a spostare debito privato verso debito pubblico, perché giustamente lo Stato in alcuni paesi è intervenuto per salvare gli intermediari finanziari dalle situazioni di difficoltà. E complessivamente quindi si è spostato dal privato al pubblico il debito, però complessivamente, ahimè, da quando è stata avviata la crisi, la somma del debito per tutti i paesi sviluppati non è scesa. Il dato di fatto è che comunque le economie sviluppate, non solo in questi ultimi anni, hanno visto la somma del debito privato e pubblico crescere in proporzione al prodotto interno lordo e quindi crescere in proporzione alla ricchezza.